Buonasera e ben ritrovati al Caminetto di Milano Marittima. In questo appuntamento straordinario vado subito a presentare gli ospiti perché sono dei grandi campioni, partendo dalla presenza femminile di questa serata, Alessia Poglieri, nuotatrice, arrivata con una medaglia dai Giochi del Mediterraneo, un bel bronzo. Di fianco a lei Fabio Scozzoli, che continua a tornare a vincere degli ori, giusto Fabio? In gran forma. Il commissario tecnico della Nazionale Ciclismo, nonché commentatore televisivo, nonché presidente da qualche mese dell'APT Servizi, l'azienda di promozione turistica dell'Emilia-Romagna, Davide Cassani. Ben buonasera. Arrivato. E di fianco a lui il presidente della Lotta di Faenza, che è anche il vicepresidente nazionale del settore lotta, Gianni Morsiani. Ben arrivati a tutti, parleremo naturalmente di sport e do subito la parola a Davide, perché lo sport è un traino forte anche per la nostra regione e qui nel tuo incarico da presidente sai quanto è importante il turismo e lo sport insieme. Sai, questa regione ha sempre creduto nel turismo attivo, nel turismo sportivo, e se sono presidente dell'APT un motivo ci sarà. E quindi è molto bello che una regione come la nostra si proponga proprio in questo ambito. Ed è anche per quanto mi riguarda gratificante, divertente, perché mi occupo di un qualcosa che è un po' simile allo sport, perché alla fine comunque anche il turismo è un qualcosa che aggrega, un qualcosa che comunque, soprattutto per quanto ci riguarda, Riviera Romagnola in primis, è un impegno importante. Abbiamo appena concluso la Notte Rosa, che è stato un grande successo. No, questa festa diffusa che ha coinvolto tutta la Riviera Romagnola, e non solo, perché da quest'anno si è colorato di rosa anche l'entroterra, i nostri magnifici borghi, e quindi andiamo avanti cercando di portare più gente in regione e cercando di fargli fare sport, perché alla fine lo sport è turismo ma è anche salute e divertimento. Faccio subito una domanda invece sul ciclismo. Qui abbiamo due campioni del nuoto di questa regione, la Lotta tira fuori sempre fiore l'occhiello della Romagna. Della Romagna. E ciclismo? Ciclismo, stiamo lavorando. Parli della nostra regione? La nostra regione. Stiamo lavorando, stiamo cercando di fare qualcosa di interessante. Intanto anche quest'anno, come l'anno scorso, il Giro d'Italia Giovani Under-23 è partito dalla nostra regione. Abbiamo comunque discreti ragazzi, in primis Baroncini, questo ragazzo di Massa Lombarda che è recentemente arrivato terzo anche in un campionato italiano. E quindi stiamo cercando di riportare in alto uno sport che in Romagna ha le proprie radici. A livello amatoriale siamo fortissimi, anche a livello di eventi, no? Nove Colli è la gran fondo più importante, più antica e più importante d'Italia, e quindi stiamo cercando di ritornare sui buoni livelli. Alessia Poglieri, allora, questi giochi nel Mediterraneo sono andati bene, te li aspettavi, poi c'è stata anche la Sette Colli a Roma, ma tutto è concentrato su agosto. Buonasera a tutti, sì, i giochi del Mediterraneo sono andati molto bene, considerando che tornavo da quasi un mese fuori casa di allenamenti in altura. In Spagna le gare sì, sono andate bene, il clima era bello, quindi quando poi si sta bene, insomma, si gareggia anche più volentieri e si dà il meglio di sé. E il Sette Colli è andato discretamente. Quarto posto. Sì, quarto posto. Ero abbastanza cotta da tutto l'entourage di un mese e mezzo fuori casa, in pratica, però diciamo che i riscontri cronometrici, anche comunque sia nei 200 farfalla che nei 400 misti, sono stati buoni. E l'approccio alla gara è stato anche quello, insomma, buono, quindi col mio allenatore siamo contenti, ecco. Quando ci siamo visti in studio a Imola, negli studi di TV, se ti chiedo del futuro preferisci mai non rispondere, no? Però io ti ho già detto, agosto c'è un bel appuntamento, ci vai? Ad agosto ci sono gli europei, ci andiamo. Lo faccio apposta, lo so. Sa, quindi, no, ma perché non trovo importante parlarne ora, cioè nel senso, quando ha dato fatto, insomma, gara fatta, poi si potrà discutere di quello che ho fatto, però gli allenamenti per ora, cioè di quello di cui posso parlare in questo momento è che gli allenamenti stanno procedendo tutto bene e in vista appunto dell'europeo. Fabio Scozzoli, ai Giochi del Mediterraneo l'Italia fra l'altro è arrivata prima assoluta, 156 medaglie mi sembra, quindi una cosa straordinaria, e due ori per te.
Stai bene, stai molto bene. Sì, sto bene. In realtà gli ori erano tre perché ce ne ha rubato uno in staffetta. Ci ha squalificato. È come la Juventus che vuole indietro uno scudetto. No, no, però la Juventus è stato giusto che sia stata che gli abbiamo tolto. Non sei Juventino. E invece a noi ce l'ha rubato perché Sabbioni hanno detto che è il dorsista, hanno detto che è uscito dopo i 15 metri, invece c'era chiaramente una prova video. Però il ricorso è stato respinto, quindi vabbè, comunque le mie gare sono andate bene e sono contento, come ha detto Alessia la preparazione procede bene, sono un paio di settimane che mi porta avanti un fastidio alla spalla, diciamo ho preso un po' di antinfiammatori per riuscire a gareggiare bene tra Giochi del Mediterraneo e Sette Colli e ora questa settimana mi sono curato e ho fatto una piccola risonanza, niente di che, qualche piccola infiammazione ai tendini, ma diciamo che già adesso sto molto meglio, quindi forse un pochino di pausa ci stava anche. Sette Colli, fra l'altro, hai gareggiato insieme a un signore. Sì, dai. Nei 50 c'erano l'oro e l'argento dei mondiali dell'anno scorso, quindi è stata una bellissima gara. Anche nei 100 il livello è ottimo, perché c'erano i primi due in Europa. Sono stato abbastanza vicino a loro, sono arrivato terzo in entrambe le gare, i riscontri cronometrici sono stati buoni e quindi ho portato a casa quello che mi aspettavo di fare, quindi quando le cose vanno secondo il programma è sempre un buon segno. Ma Imola c'è la piscina con l'acqua buona per allenarsi, che vengono fuori dei grandi campioni. Assolutamente. Ma abbiamo l'unico problema che è troppo corta, che ci vorrebbe lunga il doppio quella dentro. Però dai, noi fortunatamente abbiamo Ravenna vicino e una parte della nostra squadra è di Ravenna e quindi abbiamo lo spazio acqua, tre volte alla settimana ci ospitano e la strada non è lunga, si può andare molto volentieri e riusciamo ad allenarci bene anche in vasca olimpica tutto il periodo invernale. E dalla Spagna sono arrivate anche soddisfazioni per la lotta, vero Gianni Morsiani? Sì, devo dire che i Giochi del Mediterraneo evidentemente per l'Italia sono un momento importante perché anche noi abbiamo fatto un oro, tre argenti e un bronzo, quindi e ci sono delle analogie, intanto tre sport individuali stasera e questo è fondamentale. Poi abbiamo visto che analogie, Giochi del Mediterraneo, preparazione per gli europei, quindi che come ben sai faremo a Roma, organizziamo noi finalmente come federazione dopo tanti anni di inattività, siamo riusciti a creare quei meccanismi dove il movimento sportivo anche della lotta sta prendendo spunto da quello che facevano le altre nazioni. Noi avevamo tralasciato un attimino il settore giovanile e con tutta questa attività che stiamo facendo da due anni a questa parte abbiamo ripreso quello che ci spetta. Abbiamo il campione del mondo in carica, cercheremo di confermare queste performance con Frank Chamizo, che molti di noi conoscono, e poi abbiamo Faenza che comunque è sempre... Quante medaglie ha portato a casa Faenza nella storia, ori olimpici? Beh, no? Devo dire che fino ad Andrea Minguzzi, che è stata l'ultima medaglia conquistata, Faenza aveva un terzo delle medaglie vinte dalla Federazione Nazionale, per cui è abbastanza singolare per una cittadina che come comune fa una sessantina di mila di abitanti avere tutte queste medaglie in una città che era conosciuta per la ceramica. E credo che oltre alla ceramica potremmo parlare anche la lotta. Sì, qualcuno dice che è il Sangiovese che attiva un percorso con queste caratteristiche. Giustamente Davide ricorda che c'è anche il ciclismo. Anche il ciclismo. Quanti campioni del ciclismo sono nati a Faenza? E a Solarolo. Ortelli, Ronconi, Minardi, Cassani, Caroli, siamo veramente tanti. Roberto Conti. Sì, poi un po' più là cosa c'era? Fontanelli. Vabbè. Fontanelli, anche lui di Faenza, e quindi veramente, veramente tanti. Prima ho sentito parlare di europei. Sai che quest'anno gli europei li facciamo nella stessa sede, a Glasgow, stesso periodo, perché sono una sorta di giochi europei e quindi quando ci saranno i loro campionati europei ci saranno anche i nostri, perché anche noi dall'8 al 12 avremo i campionati europei a Glasgow, cronometro e corsi in linea con Elia Viviani, con Matteo Trentini e con Sonny Colbrelli. Saranno un po' loro le nostre punte, perché è un percorso cittadino, un percorso abbastanza facile però un po' accidentato, nel senso che sai corriamo in città e quindi non ci saranno le buche come in Italia. No, sono andato a vedere, no, c'è un po' di pavè ma è tenuto bene.
Abbiamo qualche speranza? Abbiamo qualche speranza. L'anno scorso l'europeo l'abbiamo perso per un centimetro. Viviani perse da Kristov proprio per pochi millimetri. E quest'anno, vabbè, Viviani ha vinto 4 tappe al giro, ha vinto il campionato italiano. E non so se avrà la stessa condizione, però credo che sono i Colbrelli, che tra l'altro ha rischiato di vincere ieri, battuto per pochi centimetri da Sagan, penso che possa uscire molto bene dal Tour de France. E a proposito di giochi del Mediterraneo, anche noi abbiamo fatto in plain, perché abbiamo fatto 4 gare e abbiamo conquistato 4 ori in campo maschile e in campo femminile. Una serata straordinaria. Fabio, non te l'ho chiesto, è il momento di come vai a questi europei? Tranquillo, a parte questo dolorino, speranzoso. Sì, assolutamente. C'è un britannico un po'. C'è un britannico che dipende, diciamo che il suo oro dipende solo da lui, perché dai, inutile dire che in vasca da 50 lui è superiore a tutti nettamente, e quindi si gioca in teoria, si gioca sulla carta, si gioca per l'argento, dall'argento in poi, però comunque non si schifa nulla, anche l'argento può andare bene. Quindi dai, nei 50 sicuramente mi sento competitivo e il podio è l'obiettivo, non mi nascondo. E nei 100 sicuramente faccio un po' più fatica, però quest'anno ho fatto un buon progresso, quindi sono arrivato a nuotare il mio migliore a quasi 30 anni e quindi sicuramente la finale è l'obiettivo minimo e poi si vedrà. Alessia? Non parliamo di obiettivi con Alessia perché sennò non si può, però possiamo parlare che vi ho estratto dalla vasca, perché vi state allenando 5-6 ore al giorno fra vasca, palestra, giusto? Sì, oggi abbiamo fatto, come dicevamo prima, 1 ora e mezza di palestra la mattina, poi io sì, più o meno nuoto 2 ore sia la mattina che il pomeriggio, e gli allenamenti no, sono tosti, in vista degli europei è giusto così. Non ci sono vacanze? Si fanno volentieri. Una cosa straordinaria. Beh, già in generale, comunque per il nuoto soprattutto, perché col fatto dell'acquaticità è sempre meglio non staccare troppo anche quando andiamo in vacanza. Andate sempre al mare o in piscina? Ah, sono gusti, a me piace molto il mare, quindi sì, credo che anche se andrò quest'inverno al mare. Girava una tua foto sui social dove eri in costume sulla neve, è vero? Si è ammalata per fare quella foto. Però no, io vorrei chiedere, dato che Federica Pellegrini ha paura nel nuotare in mare, per te no? Ma noi le facevamo anche le gare in mare, okay, qualche anno fa, ne parlavamo proprio prima quando venivamo qui, e era una cosa anche carina, si faceva a metà luglio a Marina di Ravenna, era la gara Bagno Balù, e campionato italiano di sì, regionale di fondo, sì sì. Le facevo anch'io che faccio 50, ho anche un titolo regionale senior nei 2005. No, io mi divertivo, le ho quasi vinte tutti gli anni, insomma, quindi era una cosa carina, mi piaceva. Poi io sono un po' più fondista, quindi bella, insomma. Bene. Sì, sì. No, comunque e quella sulla foto, neve... vogliamo dire qualcosa di quella foto? Perché... No, in realtà c'era un video. Ho era fatto anche un video. Video. Ah, io ho visto la foto, adesso vado a cercare. No, il video. È che è una cosa che ho sempre voluto fare, quindi... Si è presentato l'occasione, perché no? C'era la neve, sei uscita c'era dalla la neve piscina fresca, ti sei proprio sulla neve. Sì. E poi ti sei dopo malata. L'allenamento, l'allenatore aveva già nasato qualcosa, ma non andate fuori. No, 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 abbiamo aspettato che se ne andasse, poi dopo ci siamo buttati perché fuori. Ha fatto la crioterapia, no? Sì. La terapia sì, del freddo. Sì, sì. Perché sì. Lei è molto attiva sui social e ogni tanto io butto l'occhio come naturale, e l'ultima foto che ha postato in questi giorni è di lei con il vasetto della Nutella, giusto? Molto criticata quella foto lì. Non si può. Ma in realtà, infatti, come mi è stato detto, io non la mangio la Nutella, cioè la mangio rarissimamente. È solo però le foto. In realtà l'ho pubblicata perché era il Workies Day, quindi io stavo baciando la Nutella, in realtà non la guarda in camera, mangiando. Dillo ai telespettatori. Cosa che non la mangio. No, e niente, era una bella foto. Era una bella foto. Fabio, dimmi la tua. Foto col vasetto della Nutella. Io l'ho commentato e gli ho detto: ma se non la mangi neanche la Nutella. Quindi allora va. No, io la farei col gelato, la foto. Col gelato. Bacio il gelato. Ma però siete tutti morigerati nella dieta, sì, no? Sì, siamo seguiti dallo stesso nutrizionista Alessandro Magnani di Fontanelice. Siamo molto attenti sicuramente all'alimentazione, è fondamentale per
per le nostre gare che durano, lei è una mezzofondista, ha una gara che dura 2 minuti, io dura 26-27 secondi, 1 minuto e 100, quindi alla fine se ti devi portare dietro anche solo mezzo chilo in più può fare un bel po' di differenza. Sì, scusa, nello sport della lotta non sarebbe consentito, il calo peso è un cavallo di battaglia, oltretutto è una cosa drammatica, quindi voi avete, con la Nutella non sarebbe stato consentito, l'allenatore avrebbe creato un caso diplomatico irreversibile. In casa mia non entra neanche mai la Nutella, io non la compro. Ricordo a Rio, c'era Timoncini, no? E fino a qualche giorno prima mi diceva, sì sì, tanto devo calare 3-4 kg, ma come? Perché, sì, perché per entrare nel peso, ma parlava del peso che doveva fare dopo 3-4 giorni, no? Daigoro calava quasi 10 kg, quindi... In quanto tempo? Almeno un mesetto, lui lo faceva in una maniera... 10 kg in un mese? Come fa? E ha fatto 3 Olimpiadi sto ragazzo. Sì, devi pensare che Daigoro aveva la capacità di calare molto e crescere molto, con la stessa semplicità. Quindi lui subito dopo, 2 giorni dopo, era già 7-8 kg in più, per cui riusciva a avere questo elastico con la bilancia irreversibile. Ma Daigoro con la Nutella non si è mai fatto vedere. Almeno ufficialmente. Ufficialmente. E i tuoi ciclisti? Li controlli noi, in hotel? Non pensavo che nel nuoto fosse così importante il peso. Nel ciclismo in salita 1 chilo sono 2 secondi a chilometro, quindi è tanta roba. Nel nuoto non pensavo. Allora, in realtà il peso di massa magra è utile ovviamente, certo. Però è chiaro che... per esempio io sono un velocista, a me il peso in partenza, per esempio, anche inerzia, però non ne vedi di grassoni che fanno che nuotano, cioè comunque è un peso giusto che deve essere, quindi si lotta per mettere su massa magra ma limitare sicuramente, certo, gli aumenti di massa grassa che poi è difficile togliere. Quanto li controlli i tuoi ciclisti sulla dieta, ma sull'alimentazione, anche per anche noi, sull'orario di andare a letto, perché adesso chiediamo anche questo ai ragazzi. Ma sai, Il rigore è d'obbligo, perché alla fine qui parliamo di sport ad altissimo livello, quindi anche noi parliamo di marginal gain, no? Sono quelle piccole cose che alla fine fanno la differenza, perché per quanto ci riguarda i 2-3 secondi al chilometro sono fondamentali, per loro i decimi alla fine sono importanti, e quindi l'alimentazione nel ciclismo è tutto, perché alla fine se anche ad una Ferrari ci metti della benzina sporca non va, o va più piano, e quindi è fondamentale. Difatti ormai in tutti gli sport c'è una attenzione all'alimentazione che è la base di tutto, perché alla fine l'alimentazione ti permette di avere la benzina ma anche poi nel recupero, che è fondamentale, perché anche loro, cioè, sono degli atleti che stanno 4-5 ore in piscina, pensa al dispendio energetico che hanno, e quindi devono recuperare, perché alla fine per andare più forte devi allenarti tanto, ma per allenarti tanto devi recuperare, e per recuperare devi fare tutto quello che ti serve, come dicevi tu, ore di sonno, alimentazione, riposo, quindi non è semplice. Infatti quando ero in altura in realtà vedevo anche, c'erano le squadre di ciclisti, c'era la Bora e il Jumbo 8. Dove? Ero in Sierra Nevada a maggio-giugno. Che Sierra Nevada è tra l'altro la sede in altura. Dello sport spagnolo, e tanti salenano lassù perché sono... Infatti c'erano queste squadre di professionisti e erano molto ligi, si vedeva. Quindi vai a letto anche presto la sera? No, me l'ha chiesto Fabio, di chiederlo a te. No, ci sono... sicuramente durante la settimana... Cerco di andare a letto il prima possibile, poi chiaramente nel weekend ci concede. Dovete inquadrare la faccia di Fabio Scott in primo piano, della faccia che fa quando lei parla. No, non è vero, lui è sempre criticone, non è vero, sono bravo. Maurizio, stasera inneschiamo dei meccanismi che sinceramente spero che il suo allenatore non veda la trasmissione. No, è consapevole. Ah, ecco, perfetto, allora... Mi deve prendere col pacchetto completo, insomma. Ci fermiamo per un break pubblicitario, torniamo subito al Caminetto di Milano Marittima. Abbiamo scherzato nella prima parte con Alessia Pollieri, Fabio Scozzoli, Davide Cassani e Gianni Morsiani, ma ci sono anche delle notizie da dare. Una la voglio far dare a Gianni Morsiani, che prima ha parlato degli europei a Roma, ma in realtà c'è una novità che diamo in anteprima stasera per il 2019.
Beh, intanto nel 2019 il Club Atletico Faenza compie 100 anni, per cui ci sarà coinvolto all'amministrazione comunale, tutti gli appassionati e comunque la società in tutta una serie di eventi che comunque dovranno ricordare una società gloriosa che ha dato tanto nel nostro sport. Per l'occasione siamo riusciti a farci dare dalla Federazione Internazionale, ed è stata una cosa talmente complicata, gli europei di categoria, e forse avremo anche due ragazzini nostri che parteciperanno, quindi nel periodo, e qui la Federazione Internazionale è stata veramente birbante, hanno spostato la data e l'hanno fatta nel periodo del palio. Quindi noi avremo il palio, il Palacattani impegnato con gli europei, tutti gli alberghi occupati, perché comunque è una manifestazione fino a Imola e Forlì. Imola, Forlì, stiamo già contattando tutte le attività alberghiere. Sono europei giovanili? Sì, giovanili. Tutte le categorie, sì, giovanili. Lotta libera, femminile e greco-romana. E per l'occasione appunto abbiamo coinvolto tutte le attività alberghiere, l'amministrazione comunale, che speriamo che ci dia un supporto, perché comunque è una cosa impegnativa. Ma soprattutto il periodo del palio, che ci metterà un attimino in difficoltà a livello logistico, a livello di organizzazione, tutto quello che ne consegue. Quanti atleti arriveranno a Faenza? Allora, i cadetti europei dell'anno scorso hanno incubato circa un 600 atleti, quindi tutto l'indotto, gli appassionati e quant'altro, quindi diventerà una cosa anche abbastanza complicata, perché Faenza ha una bellissima prerogativa, non ha alberghi. E gli alberghi sono, per organizzare una gara così importante, credo siano fondamentali, e dovremmo coinvolgere Imola. Sarà tutta Imola interessata. Imola e Forlì sicuramente. Un po' di Forlì. Sì. Però, qui torniamo alla prima domanda, Davide. Lo sport in questa regione straordinario riesce... Ma sì, perché alla fine appunto, come dicevamo prima, anche in questo caso ci saranno 600 atleti, ci saranno indotto di 1.500 persone, e soprattutto si parla di Romagna, e tra l'altro con le eccellenze, perché come abbiamo detto prima il Club Atletico di Faenza è un'istituzione, non so da dove derivi questa nostra volontà di lottare. No? Però io mi ricordo chi è Randi, no? Ai tempi, quando ero un ragazzino, no? E quindi mi ricordo appunto un nome che ho sempre avuto nella mia testa, perché appunto era un grande lottatore. Quindi Faenza, anche in questo caso, è molto bello avere un evento importante come questo. Qui c'è una nota dolente però, che riporto da una delle trasmissioni delle settimane passate, con Giancarlo Minardi, ospite proprio qui, che diceva: ci sono poche risorse che lo Stato e chi può dà nello sport. Il mondo dei motori è chiaramente in difficoltà, ma non è che stanno meglio gli altri, ecco. Lo dice a me appunto, e parlo da CT, apposta, che devo fare i salti mortali per trovare delle risorse per garantire una buona attività a livello giovanile. Sai, dobbiamo darci da fare, il CONI dà quello che può, e quindi oggigiorno è sempre più difficile trovare risorse, perché alla fine l'economia va come va, e quindi abbiamo delle grosse difficoltà. Però Davide, io sono, lo dico direttamente, sono un amante del gioco del calcio, però se il calcio non va nemmeno ai mondiali e questi ragazzi, i tuoi ragazzi vincono e portano a casa degli ori, bisogna che il CONI dirotti un po' le risorse anche su questi sport. Ma sono già state tolte delle risorse al calcio, no? E anche tante. E poi anche il calcio non è che navighi nell'oro, lasciamo parte quelle poche società che stanno bene, ma in Serie B, in Serie C, lo dimostra il Cesena, no? E quindi anche nel calcio ci sono delle grosse difficoltà, però per quanto riguarda risorse al calcio ne sono già state tolte, perché alla fine appunto le medaglie le portiamo a casa anche e soprattutto noi. Sì, io so che per quanto riguarda la nostra federazione, il CONI dopo le Olimpiadi del 2016 ha aumentato i finanziamenti, quindi la nostra federazione, per quanto ci riguarda in questo momento, grazie alle medaglie di Rio, naviga bene, quindi non abbiamo grossi problemi. Però è vero quello che dite, che fatica, anche parlo proprio da atleta singolo, le aziende hanno molti meno interessi anche nell'investire in un atleta o in una società, quindi forse lo Stato potrebbe
agevolare queste situazioni, che credo le sponsorizzazioni, bene o male, in tutti gli sport sono la nostra linfa. Alessia, te non sei preoccupata? Te nuoti? No, vabbè. Io cerco di divertirmi e dare il meglio di me. Poi chiaramente se vengono degli sponsor, qualsiasi tipo di insomma introito ulteriore, va bene. Però cerco di divertirmi, non pensare più di tanto a questo, insomma. Ma tutte le nuotatrici sono come Alessia o è un'eccezione? Cosa intendi? No, così un po'... Alessia è molto particolare. È molto particolare. Quindi... Perché tu sei un ragazzo con la testa sulle spalle, stasera alle 9:15... Io ho quasi 30 anni, eh. Sì. Cioè, diciamo che sono sempre stato un tipo abbastanza tranquillo, per certe cose, per altre meno. Però Alessia ha 23 anni, quindi molto esuberante, ha voglia di divertirsi, è nell'età in cui deve coniugare... grandi sacrifici con anche il giusto divertimento. Credo che quando vuole è una macchina da guerra e diciamo che è giusto anche prendersi un po' di svago nel momento in cui ne hai la possibilità. Comunque siete una bella squadra adesso. Sì, molto. Cioè, ci siete voi due, ci sono altri abbiamo giovani. Abbiamo passato che... un momento, cioè Limolanuoto dal 2001, da quando è arrivato il nostro ex allenatore Tamás Gyertyánffy, che la società investì in, questo, in questa figura e fece un salto di qualità incredibile, perché da una squadretta regionale arrivò comunque, siamo stati 2 anni di fila il campionato di Serie A, poi dopo abbiamo avuto una piccola flessione perché ovviamente ci sono generazioni che creano comunque, in cui nascono meno campioni, e poi negli ultimi 2 anni no, dico bugia, in realtà negli ultimi 5 anni siamo comunque tra le prime società in Italia. Quest'anno addirittura abbiamo avuto il miglior risultato di sempre, siamo arrivati a livello maschile secondi dietro il Circolo Canottieri Aniene, che è una cosa incredibile perché il Circolo Canottieri Aniene ha una storia... C'è Malagò dietro. Assolutamente, cioè sappiamo... Per moltissimi sport sono una società incredibile, noi siamo una società piccola con un grandissimo vivaio, abbiamo un presidente con una passione incredibile che fa tutto quello che può, è quasi tutti i giorni in piscina a vedere se va tutto bene, pur facendo un altro lavoro, e quindi credo che abbiamo un equilibrio che viaggia molto bene e questo è da preservare. A Imola anche l'amministrazione comunale negli ultimi anni sicuramente ha dato una mano, perché ha messo a posto il Palaruggi, tutti gli spogliatoi, e l'unica cosa di cui ne avremmo bisogno ovviamente sarebbe la copertura della vasca da 50, però è una cosa molto difficile, una città comunque da meno di 70.000 abitanti, è stata costruita una piscina nuova, riempire tutte le piscine per comunque rientrare nei costi di gestione non è facile, però diciamo che non ci possiamo assolutamente lamentare. Immagino, Gianni, che sia più facile fare vicepresidente nazionale del settore che presidente. No, guarda, lui ha detto una cosa fondamentale, che è stato sempre il nostro cavallo di battaglia e lo dovrebbe essere anche per le federazioni, il settore giovanile. Chi ha investito, chi ha puntato e chi comunque ha capito che tutto nasce da questo ha un futuro certo. Purtroppo in tutti gli sport, sto parlando un po' tutte le federazioni, hanno trascurato molto il settore giovanile e la nostra federazione era la più brava a trascurare il settore giovanile. Noi siamo subentrati da 2 anni, abbiamo puntato tutto sul settore giovanile. Il paradosso qual è? Che chi non ha puntato nel settore giovanile non ha neanche i senior. Non avendo i senior c'è quella routine negativa dove il CONI non contribuisce all'andamento delle gare, all'andamento dei risultati, quindi non hai neanche il budget sufficiente per gestire il settore giovanile. Chi non ha capito questo si trova come la nostra federazione, dove tutti gli anni, e sto parlando in una maniera veramente disperata, non tornano i conti del budget. Il budget è sempre maledettamente negativo, quindi lo dobbiamo recuperare, dobbiamo cercare di attivare, e dopo cosa nasce? Abbiamo bisogno dei
degli stranieri. Degli stranieri che ti danno quindi i naturalizzati, che ti danno quella capacità di fare medaglia, perché noi parliamo di medaglia, non parliamo primo, secondo, terzo. Quando facciamo le gare puntiamo alla medaglia. La medaglia è sempre il colore, è chiaro. È quella che conta per tutti, diciamo. Esatto, sono d'accordo. Se tu arrivi quarto è un grande dramma. Sei stato fortissimo, hai fatto un grande risultato, la medaglia non ce l'hai. Sono d'accordo. E quindi le federazioni, i giornali, gli sponsor, certo, tutti. Come capitò ad Aigoro, a Timoncini, per le qualificazioni nel nostro polo c'è il primo, il secondo e i due terzi. Daigoro arrivò terzo, ma il secondo e i due terzi si incontravano, quindi arrivò quarto e si qualificarono i primi tre. Il quarto terzo in questo caso è veramente drammatico. E ripeto, senza settore giovanile non c'è modo. Il Club Atletico Faenza forse si è mantenuto negli anni perché ha puntato su quella fascia, quegli N bambini, la scuola e tutto quello che comunque ti può dare un futuro. E questo è il problema del nostro sport, ma credo di aver capito che sia un problema trasversale. Se diamo il microfono a Davide Cassani, che ha voluto fortemente il giro Under 23, sta investendo tanto sui giovani, immagino che è la puoi base. Parlare mezz'ora adesso. È la base, dobbiamo reclutare i giovani, dobbiamo avviare allo sport i giovani, senza di loro siamo morti, no? E il problema qual è? Che ci sono meno nascite in Italia, alla fine ben vengano anche i naturalizzati, e però anche noi in federazione stiamo cercando di investire sui giovani, di incentivare il ciclismo, in questo caso il ciclismo giovanile, e noi tra l'altro abbiamo un grosso problema, che è quello della sicurezza. Sai, mettere dei bambini su strada non è facile, ed è anche per questo che stiamo cercando di investire allestendo degli anelli sicuri. A Faenza abbiamo un circuito bellissimo, 1200 metri, dove c'è la possibilità anche di fare delle corse queste strutture. Possiamo andare nelle scuole, possiamo tesserare dei giovanissimi, possiamo farli giocare in bicicletta, perché alla fine quando parliamo di giovanissimi, sai, nel ciclismo si può cominciare a correre a 7-8 anni, no? Nel nuoto penso sia la stessa cosa, anche forse nel lotto un po' dopo, perché appunto prima le botte le fanno senza il numero sulla schiena. No, all'asilo. Sì, no, però bisogna investire sui giovani, perché alla fine se io voglio avere dei campioni tra i professionisti, naturalmente più ampio il bacino d'utenza, più ho possibilità. Però Davide, lo sport, e qui lo vediamo con loro, ma anche voi siete un esempio, è sacrificio. Hanno voglia di sacrificarsi questi giovani? Ma sai, è sempre più difficile. Però, sai, anche Alessia, no? Alessia è una campionessa da quando aveva 13 anni, quindi penso che anche lei adesso è arrivata ad un'età dove è importante investire su se stessa. Io, tra l'altro, io ero un discreto corridore, io mi resi subito conto che non ero un fenomeno, ma ero convinto che con l'allenamento, con la serietà potevo togliermi delle soddisfazioni, e sono riuscito ad ottenere da me stesso il 102%. Secondo me ho fatto anche qualcosa in più rispetto a quello che poteva darmi il mio fisico. Ma perché? Perché mi allenavo, andavo a letto presto, perché comunque ero uno che ha dedicato alcuni anni della mia vita alla mia passione, perché alla fine è sacrificarsi, ma per me correre in bicicletta era un piacere. Penso che anche per loro sia nuotare sia un qualcosa che lo sentono dentro, nell'anima. E la cosa che posso dire ad Alessia, Scozzoli ormai era vecchio anche quando era giovane, nel senso che comunque è sempre stato molto, molto ligio. Ma per Alessia, secondo me, questi sono gli anni importanti, e secondo me se riuscirà a dedicare tutta se stessa al nuoto può avere delle soddisfazioni incredibili, anche perché poi la vita è lunga e può divertirsi anche dopo. Ma soprattutto poi chi ha la passione dello sport, il divertimento è il risultato, è ottenere certi obiettivi, no? E quindi chi capisce questo ha capito tutto. Fabio, fortunatamente, voi sentite l'acqua come parte vostra. Fortunatamente, cioè, io mi sveglio la mattina e ho piacere ad andare in piscina, cioè mi piace far fatica, provo proprio godimento, non so come dire, cioè diventa quasi
una droga. Qui gli sportivi possono capire benissimo, tutti gli amatori anche lo possono capire benissimo, ne hai bisogno e quindi dici sacrifici, il sacrificio può essere, il sacrificio per me, quello più grande, è non mangiare il gelato la sera, è uscire, ieri sono andato a fare due passi in centro con i miei, che sono venuti a trovarmi a Imola, loro hanno preso il gelato e io li guardavo, quello è il più grande sacrificio che devo fare io. Per il resto, dai, come ha detto lui, l'obiettivo è comunque ciò che ti dà la motivazione. Ah, siamo tutti in attesa di sentire cosa ci racconterai. Pendenti dalle mie labbra, insomma. Ecco, esattamente così. No, io penso che Fabio, anch'io tutti i giorni comunque mi sveglio che proprio vado con piacere e voglia a nuotare. Ci sono stati dei periodi un po' negativi, un po' insomma, brutti, però sono passati e fortunatamente ora ho ritrovato la serenità e proprio la voglia di andare, insomma, ad allenamento e far fatica, perché è proprio, boh, sì, sembra strano da dire, ma far fatica è bello, ti dà soddisfazione. Quanta voglia poi c'è di vincere, di gareggiare per vincere? Beh, quello alla fine è l'obiettivo, cioè... La grinta, l'allenamento, la fatica, fa tutto parte del gioco e è quello che, insomma, l'obiettivo che uno sempre vige di raggiungere. Io non ho letto tutti i vostri curriculum, Fabio, perché sennò metà trasmissione andava via, però volevo chiederti quando hai vinto nei 50, a dicembre se non erro, campione europeo. Hai dormito la sera prima o non hai dormito la sera della vittoria? Sì, ho dormito perché ho 29 anni, quindi ho imparato nel tempo a gestire questi momenti. Più che altro, dopo un po' ne hai vissuti talmente tanti che non dico che sono normalità, anzi, diciamo che viviamo per questi momenti di adrenalina e anche questo provoca piacere, comunque lo ricerchi anche in allenamento di ricreare in qualche modo quel momento sei sul blocco prima della gara in cui devi star focalizzato in quello che devi fare e quindi dico diventa quasi un'abitudine e diciamo che può aiutare anche cercare di vivere ogni gara nello stesso modo, quindi il mio approccio alle gare, anche gare minori, qualsiasi meeting a cui vado, in cui sono invitato, in cui magari la gente viene a vedere quello che so fare, per me importante saper dare il massimo, io vado comunque a letto presto, cerco di fare tutto quello che faccio anche in una finale europea, una finale olimpica, perché poi, come dici, non ti troverai comunque sprovvisto nel momento in cui ci sei, saprai quello che devi fare e sarà una cosa quasi normale. Davide, bravo sto ragazzo, anche lei. No, ma sai... Qui abbiamo due campioni loro con la testa a posto. Hanno capito che sono comunque, non dico dei privilegiati perché quello che hanno ottenuto se lo sono conquistati con la loro forza e con la loro capacità di ottenere obiettivi. Però sai, comunque devi comunque renderti conto che fai un qualcosa che hai sempre sognato, perché alla fine quando hanno cominciato a nuotare qual era il sogno? Partecipare a un campionato del mondo, partecipare a un'Olimpiade, diventare dei campioni. Io ancora adesso che ho 57 anni, no? Quando vado in bicicletta non vedo l'ora di tornare a casa per vedere i tempi che ho fatto, per confrontarli, cioè pensa quanto malato sono, ma alla fine comunque è un qualcosa che mi gratifica, mi fa piacere. Poi il più delle volte vado in bicicletta proprio per il gusto di sentire il profumo della campagna, per sentire il sudore, per fare quella fatica giusta, non quella esagerata, no? Però anche io quando avevo la loro età, quando ero un professionista, non vedevo l'ora di andare a casa per scrivere i chilometri fatti, per vedere quanto avevo impiegato a fare il Monticino o andare sulla Sambuca e vedere il tempo, capito? E quindi è tutta una serie di cose che, come hanno detto loro, è comunque qualcosa che hai dentro di te. E quindi se riesci a capire che stai facendo qualcosa di importante, perché alla fine il sacrificio cos'è? Il sacrificio è andare a fare un lavoro che non ami.
il sacrificio è svegliarsi la mattina e ho detto no, oggi devo andare a lavorare. È naturale che anche a me ogni tanto è capitato di andare in bicicletta e avere comunque un po' di sofferenza, perché quando fai 40.000 km all'anno hai dei momenti difficili. Ma tra l'altro lo sportivo si abitua anche comunque a superare i momenti difficili, perché i momenti di forma sono pochi, i momenti difficili sono tanti, e questo comunque ti abitua e ti fa diventare più maturo. Anche a 23 anni. E da dirigente, poi giriamo, lo chiedo a tutti e due, sì. Da dirigente quanto si soffre? Ma io credo che ultimamente ho sofferto molto, sento la gara in una maniera particolare, specialmente con i ragazzi che hai visto crescere, c'è una sorta di paternità sportiva. Secondo me la senti molto di più sia da allenatore che da dirigente, da direttore tecnico, perché non dipende da te. Sì, e ma hai ragione. Il mio risultato dipende da quello che faccio in quel momento. Invece vedo anche solo quando guardo la mia ragazza, per dire, cioè sono molto più teso perché non dipende da me in quel momento. No. Io guarda, ti dico, con i ragazzi, perché veramente li ho conosciuti da bambini, sia con Andrea che con Daigoro, io sinceramente vado quasi in panico. Quando Andrea ha vinto l'oro, noi eravamo al ristorante I Pini di Riolo Terme dal babbo di Timoncini. Quando mi hanno intervistato, credo di aver avuto il blocco a livello... ero emozionato in una maniera pesante. Comunque, per ricollegarmi, io sono andato con scarsissimo risultato, un po' in bicicletta. Per quanto soffrivo e per quanto mi nervosivo in quella bicicletta, che poteva essere di qualità, ma non c'era modo, bisognava pedalare, dopo mi divertivo talmente tanto a rivedere, a fare il rewind di questa situazione, che veramente era quasi un godimento. E per ritornare al tuo discorso, quando dicevi io mi alleno, la serietà, poi riesco a vedere... e a capire quello che devo fare in tutte le situazioni della gara. Lo sport della lotta è uno sport di situazione, a prescindere dalla preparazione atletica, che quella è di base un po' per tutti. Dopo tu devi allenarti in funzione dello sport che fai, e se cambia la situazione, allenarti o a contrastarla o a prevederla. Quello è lo stato forte dell'allenamento, della costanza, della serietà nel tempo, che ti dà quella possibilità di gestire l'evento sportivo a prescindere dallo sport in tutte le situazioni, e specialmente quando cambiano, giornata storta, come ti devi gestire, come devi cercare di contrastare quel momento difficile. Lo fai solamente se hai quella costanza e quella serietà nel tempo, non c'è alternativa. Questo è una cosa che ho imparato non solo come spettatore, come amatore con scarsissimo successo, perché i dati sono molto chiari nel mio caso. Siamo in chiusura, una rapida carrellata ai nostri ospiti, partendo da Alessia, straordinaria ragazza. Non ti chiedo più cosa fai a inizio agosto, ma dopo vai in ferie al mare, ok? No, non ho ancora fatto programmi. Microfono. Però, non ho ancora fatto. È concentrata programmi. Su quel periodo lì adesso? Io sono concentrata sugli europei, e dopo ci saranno subito dopo i campionati italiani a Roma, per concludere la stagione in bellezza, insomma, in Italia. E poi sì, penso andrò al mare magari un po' da mia sorella, vedremo, comunque non ho ancora deciso nulla. Però al mare sì, mi piace, sicuramente non montagna, ecco, mare tutta la vita, mi devo abbronzare. A nuotare. Secondo me andrai in aeroporto e prende il primo aereo che trova, che parte per una destinazione marittima. No, per quanto mi riguarda, dopo gli europei io non farò i campionati italiani, vado una settimana in Calabria e una settimana in Puglia, perché l'anno scorso siamo andati a Zanzibar e diciamo che il viaggio mi ha stancato più della vacanza, quindi ho deciso che quest'anno stiamo più vicini possibile. E poi ti concentri da settembre su... Settembre ci sono, a dicembre abbiamo i mondiali in vasca corta in Cina, che per entrambi è un bel appuntamento, perché siamo entrambi competitivi in vasca da 25, e quindi sicuramente da subito cominceremo ad allenarci in vista di quell'obiettivo. Davide, torniamo indietro un attimo per un flash, quanto soffri da dirigente? Abbiamo sentito Morsiani, ma... Tantissimo, perché quando sei un atleta sai esattamente che cosa hai dentro, quando sei tecnico non lo sai,
e quindi anche quando sei in corsa. Io tra l'altro 2 anni fa ai Giochi Olimpici di Rio ho vissuto una giornata fantastica, meravigliosa e drammatica. Pensa che la sera prima, noi perché la prova in linea era proprio il primo giorno e la sera prima c'era l'apertura dei giochi, io dovevo andare a sfilare, non sono andato perché volevo stare insieme ai miei ragazzi, no? Quindi sono stato lì in albergo con loro. E i ragazzi sono stati fantastici, hanno fatto una corsa superlativa, tutto come doveva andare, con Caruso, con De Marchi a lavorare, con Aru che ha lanciato Nibali, con Nibali che va in fuga e nella terz'ultima curva, quando ormai era avviato verso una medaglia, cade. Ecco, io ho ancora davanti a me quel frangente, perché la radiocorsa non aveva detto della caduta, e quindi quando mi sono ritrovato Nibali steso per terra, ecco, tu puoi immaginare uno cosa possa provare, da una possibile, una sicura medaglia a tutto svanito per colpa di una caduta. E quindi da tecnico è veramente difficile, perché vivi secondo me tutte le emozioni di tutti gli atleti. E tra l'altro tu non sei atleta, quindi sei all'esterno. Doppia sofferenza. E adesso ci sono gli europei, poi un po' di riposo ce l'avrai. Ma che riposo? No, dopo ci sono i campionati del mondo a settembre, quindi sai, noi le vacanze le facciamo un po' a novembre. Poi a novembre bisogna già preparare la stagione successiva, poi c'è l'APT. Poi c'è l'APT. Gianni, l'appuntamento giugno dell'anno prossimo. Sì, ma anche fine luglio, 6 agosto, europei a Roma con Enrica Rinaldi del Club Atletico Faenza, fresca bronzo negli europei Under 23. Che doveva venire quindi, qui oggi, ma esatto. Non siamo riusciti a portarla perché era convocata in nazionale. Esatto. Bene, grazie, è stata una piacevole serata da parte mia, spero anche i telespettatori a casa, perché abbiamo parlato di sport con dei ragazzi e anche altri ragazzi, perché in forma, hai detto l'età, non se ne accorgeva nessuno, e è venuta una puntata di sport ma anche di educazione allo sport secondo me. Grazie Alessia Poglieri, Fabio Scossoli, Davide Cassani e Gianni Morsiani, buona serata a tutti, arrivederci dal Caminetto.